Oltre 80 milioni di persone nel mondo sono costrette a lasciare la propria casa per fuggire da guerre, persecuzioni e violenze. A volte conosciamo le loro storie attraverso la stampa e i telegiornali, però noi stavolta abbiamo deciso di raccontarvene una un po' speciale. È la storia di un medico di Torino che si chiama Ruth. Chiunque scappa da una situazione difficile per prima cerca un rifugio. Per me l'Italia è stato un rifugio. Poi, arrivato in Italia, mi sono accorta sì che potevo lo stesso proseguire il mio sogno qua, per quello mi sono fermata. L'Italia mi ha offerto questa opportunità di poter diventare qualcuno di utile per la società che mi ha accolta. Oltre ad essere medico, Ruth è mamma di due bambini e presidente dell'associazione Mosaico Azione dei Rifugiati. È un'associazione che è stata creata nel 2007 da un gruppo di rifugiati che come obiettivo si erano fissati di migliorare le condizioni di chi arrivava, ma soprattutto permettere la loro inclusione, ma anche il fatto che si possano esprimere, perché luoghi di espressione non c'erano. Io mi sento più che italiana perché dopo essere stata accolta in questo paese che mi ha dato la protezione internazionale, non mi posso più considerare straniera perché il rifugiato è quella persona che per motivo di persecuzione ha dovuto lasciare il proprio paese, per cui non ha una progettazione di doverci tornare, perché finché il motivo per il quale è scappato persiste, non potrebbe, si deve includere nella società che l'ha accolta. Investendo sull'accoglienza, sull'integrazione, stiamo investendo su noi stessi, stiamo investendo nella nostra salute, stiamo investendo nella nostra sicurezza, stiamo insomma investendo nel nostro benessere.